Ragazzi, da notare la stempiatura, no? Ma per quale motivo vi sto facendo notare la stempiatura? Perché a fine taglio vi faccio vedere ultimamente come sto tagliando i capelli e soprattutto come mi copro la stempiatura senza dare troppo nell'occhio. Cosa vuol dire questo? Che non è che mi prendo il pettine e comincio a buttarmi tutti i capelli davanti in questo modo, così. Non faccio questo, ma semplicemente sto facendo crescere i capelli un po'. In questa parte centrale li faccio scendere nei lati, ma non troppo, e poi mi pettino il capello così. Quindi vado a coprire questo lato con i capelli che comunque rimangono in questa fascia. Però li vado ad accorciare comunque, anche qua per esempio, come potete vedere, cerco di far crescere il capello non davanti, bisogna far crescere il capello in questa zona qua. Cioè la parte centrale deve crescere, però no, il capello dobbiamo andarlo a tagliare. Quindi se trovo le forbici, per esempio, adesso ho trovato questa, cosa faccio? Buttandomi tutto il capello in avanti, vi faccio comunque vedere a fine video, facendo questo lavoro qua, noi andiamo a tagliare il capello che cresce, perché a noi non ce ne frega di quello che cresce qua davanti. Noi dobbiamo fare in modo che il capello che è in questa sezione, sia qua, sia qua, sia qua, sia qua, cerca di buttarsi in avanti. E cosa fa? Crea densità, no? Quindi, raga, ho finito, questo è il risultato. Come potete vedere, confronto al capello iniziale, abbiamo coperto un po' per quanto riguarda il discorso stempiatura. L'unica cosa che dovete fare è alzare un po' la sfumatura. Ma quando si intende alzare la sfumatura, ragazzi, non arrivate qua sopra. Qua, arrivate qua e sfumate. Cosa ho fatto semplicemente? Cioè non è che ho messo chissà il nero, non ho messo nulla, guardate. Io alzo di qua, ok? È un attimo. Io faccio questo, tiro giù, tiro giù, tiro giù, poi di qua lo girate solo, ragazzi. Girate solo e andate a coprire. L'unica cosa, bisogna, come sempre vi ho detto, accorciare, 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 perché se lasciamo allungare ci arriverà qua e non ci serve a niente. A noi ci serve che il capello che è qua arriva qua. Quindi accorciamo solo questo davanti in maniera che qua si va a creare comunque la pienezza del capello. E anche qua la stessa cosa, ok? Come potete vedere io taglio sempre, però quando noi andiamo a fare questo lavoro cerca sempre di andare a coprire. Ok? Lo potete mettere anche in basso. È la stessa cosa qua, andiamo a coprire. Però quando facciamo quel lavoro io abbasso sempre i capelli, tutti così, e ci vado a lavorare con le forbici. Sicuramente la parte qua davanti è corta, perché qua rimane già più lungo, guardate. Qua rimane più lunga e la parte davanti rimane corta. Perché sennò avremmo i capelli lunghi fino a qua brutti e sembriamo degli scemi. Vabbè che adesso già non è che siamo. Però, ok? Almeno andiamo un po' a coprire quello che è la stempiatura alta, perché poi magari non siamo senza capelli, abbiamo semplicemente una stempiatura alta e ci dà fastidio, come potete vedere. Addirittura se mi metto qua. Preciso, perfetto. Poi certamente se ci avviciniamo così, ma sono attaccato a 1 centimetro, ok? Quindi mi raccomando,